Allora, eccoci qui, mostra l'anno del coniglio. Come mai la scelta di questo titolo? L'anno del coniglio in realtà riprende più o meno il proposito con cui abbiamo creato il secondo numero, nel senso che mentre cercavamo di pubblicare il nostro secondo numero per il Billboard Bull, il Festival Billboard Bull di Bologna, che è uscito a marzo, quindi di quest'anno, abbiamo trovato questo nome per il fatto... Oddio, scusami, è che sono in realtà, quando ho la telecamera davanti sono sempre un po'... Fondamentalmente l'anno del coniglio perché? Perché ci piaceva come nome, la maggior parte delle volte che scegliamo un nome è anche un po' perché ci suona bene, ma poi anche guardando un po' dietro il significato era appunto, abbiamo visto che questo nel calendario cinese, il 2011 è l'anno del coniglio secondo l'oroscopo cinese, e il coniglio simboleggia un po' appunto il coraggio, la forza di cambiare e l'apertura a nuove collaborazioni, di fatto questa la, comunque l'interagire con gli altri individui che il punto chiave su cui si basa questo numero, cioè le collaborazioni di altri autori che non fossero solo gli autori di Dentro dell'Abile. Infatti sono molte pagine dedicate a persone che abbiamo chiamato apposta, abbiamo contattato per cui abbiamo voluto dialogare, insomma, per trovare qualche lavoro. Ok, allora, scegliendo tre di questi disegni che siano rappresentativi di quello che è il vostro gruppo di illustratori e fumettisti, magari. È molto difficile. Perché siamo tutti, facciamo tutti cose molto, molto diverse l'una dall'altra. E quello che ci lega in realtà è più sulla narrazione, sullo stile di narrazione, che quindi non è tanto nel disegno in sé, ma proprio nel modo di scrivere e leggere i fumetti. Quindi puoi trovare, non lo so, stili più cartoneschi, come potrebbe essere, non lo so, Kion. Ragazzo qui, che però sono, continuare a leggere la sua storia, in realtà sono anche molto crudi come disegni, cioè qui si vede fondamentalmente gente, teste che esplodono e sangue, morte e distruzione, se no altri lavori abbiamo, non lo so, dammi la mano tu, perché veramente è una domanda difficilissima questa, tre lavori significativi, non è una cosa che si può fare, cioè abbiamo illustrazioni più pittoriche come Luca Di Sciullo, che lavora soprattutto in acrilico e più che disegnare fa l'illustratore, quindi in realtà non solo abbiamo gente che scrive e disegna, ma abbiamo anche solo chi scrive soltanto, come Lorenzo Ghezzi e Mauro Nanfitò, o chi disegna soltanto, magari piuttosto che fare storie, come non so, Luca, che è già più un illustratore magari. E altrimenti... Quindi comunque seguite una guida, avete una linea guida, una specie di filosofia del gruppo? La filosofia non è dettata. La filosofia è... Abbiamo avuto la fortuna di incontrarci e essere abbastanza simili come modo di pensare. E quindi ogni tanto quando magari ci hanno già fatto un'intervista ci chiedevano ma cos'è questo filo rosso che vi lega a leggere la vostra rivista, sembra che andiate tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Però non è una cosa che decidiamo a priori. Al massimo in realtà abbiamo una redazione più piccola nel gruppo di tre persone che siamo Bianca Bagnarelli, Lorenzo Ghetti e io, che al massimo coordinano un po' il gruppo e fanno un minimo di selezione dei lavori o comunque nelle sedute in cui ci confrontiamo diciamo che facciamo un po' di riferimento, però per il resto è tutta opera, tutta farina del sacco degli autori singoli, cioè. Quindi anche all'interno del gruppo c'è un nucleo centrale che organizza, diciamo, l'arrivo dei disegni, mentre gli autori liberano la fantasia sulla carta, insomma. Liberare la fantasia sulla carta, però dopo fate un passaggio successivo anche, diciamo che come base avete un sito, quindi dalla carta si passa all'informatica. Telebile è nato prima di tutto sul web, col sito www.telebile.com. Perché il web ti offre la possibilità appunto di mostrare i tuoi lavori gratuitamente e soprattutto in realtà ti dà la possibilità anche di sperimentare un po' con la narrazione a fumetti in sé, sia come supporto che è diverso dalla carta stessa, quindi la verticalità dell'indie internet, ma anche per, non so, cercare, purtroppo la carta essendo un gruppo autoprodotto ha un costo. Di conseguenza quando magari troviamo qualche storia che non sappiamo se su carta potrebbe funzionare oppure no, si cerca di proporla più su internet. E di solito cerchiamo di mantenere comunque internet e carta paralleli.
quindi quello che viene pubblicato su carta comunque verrà prima o poi pubblicato su internet per permettere la fruizione gratuita fondamentalmente. Ed è tutto lì, insomma. Quindi progetti futuri? Progetti futuri adesso Dreblia assieme ad altri gruppi autoprodotti di Bologna, tra cui Tagliera e La Trama, abbiamo fondato un'associazione culturale, si chiama Inuit, e stiamo aprendo una libreria in centro a Bologna, okay, con la quale vogliamo un po' raccogliere il mondo delle autoproduzioni bolognese e anche magari chissà espanderci un pochino, insomma vedere un po', trovare una rete. Pensate di ritornare al Festival di Treviso? Sicuramente, se possiamo sicuramente, se ci invitate di nuovo sì, volentieri. Va bene, grazie mille. Grazie a te.